Antonio Monaco, è appena terminata questa radiocronaca abbastanza faticosa per voi di Radio Rai con Giovanni Scarabottino. No, diciamo che si è trattato di uno 0-0 che ha di fatto rispecchiato quello, i valori visti in campo, un pochino meglio il Bologna nel primo tempo, si è difeso bene il Parma, agito in contropiede così come nella ripresa, nulla però sono valsi i cambi dei due tecnici, un paio di occasioni per parte, bravissimi i due portieri nel rintuzzare le offensive proprio in queste circostanze, un paio per parte, ma tutto sommato lo 0-0 ci sta tutto. E insomma una sorta di partita molto tattica. Una sorta di partita tattica, moduli speculari sia per quanto riguarda Pioli che per quanto riguarda il tecnico Donadoni, la sensazione è che in questo momento del campionato per garantire maggiori equilibri i punti pesano tantissimo, per cui nessuno ha voluto rischiare e quindi alla fine si sono accontentati del punto. Abbiamo visto che nel finale ha addirittura sostituito Giovinco per inserire Palladino. Sì, in effetti è così, forse lì poi entrano in gioco altri valori, quelli di forse anche la paura di dover perderla casomai una gara invece di vincerla, fatto sta che comunque poi alla fine è arrivato questo 0-0 che di fatto per quanto visto sul campo accontenta entrambe le formazioni. Un'ultima cosa, ti sembra ancora un Parma convalescente quello preso in mano da Donadoni, sempre ammesso che prima fosse malato? No, diciamo che non era malato prima e non lo è adesso, forse sta il Parma cercando man mano di trovare degli equilibri importanti per questa fase della stagione, ho visto giocatori più motivati, per cui innanzitutto Donadoni aumenta il suo trend positivo da quando è arrivato a Parma, per cui tutto lascia presagire che il futuro sarà migliore per il Parma. Ecco, un'ultima cosa, davvero stavolta è un'altra scelta che così, è stato un po' di curiosità, è stata la preferenza per Valdés in luogo di Biabiani fin dall'inizio. Sì, in effetti gli addetti ai lavori avevano dato Biabiani in campo dal primo minuto, ha giocato Valdés, forse il giocatore avrà risentito alcune situazioni muscolari, non lo so, una scelta tecnica, questo ce lo dirà il tecnico naturalmente, fatto sta che poi quando è entrato Biabiani ha cercato di motivare maggiormente la fase d'attacco, ma poi gli equilibri sono stati tali da far maturare lo 0-0. Grazie mille ad Antonio Monaco.